quello, e quello è più pericoloso, perché l'uomo è un dato materiale di un momento, se non è poi, se non diventa poi in relazione, no? La donna che lo fa col cervello, è brutto. Quindi noi siamo quelli più svantaggiati. Ha lo stesso dovere, ha lo stesso diritto come abbiamo noi. Però noi lo diamo e loro lo prendono. Però noi cambio merce. Se non siamo vergini non si nota, anche se siamo vergini. E loro se non sono vergini si nota, sì. Ormai più nessuno fa caso a quello. Ma io sì che faccio il caso. C'è un buco grande come una casa. Tu sei un'eccezione. Tu sei un'eccezione. Allora dici che basta che la danno. Basta che la danno, dove lì ormai. Scusami, oggi sei fidanzato con questa. E la trombi, domani sei piaciuto a fare la trombi. Domani sei fatto la trombi e pensi poi di trovare una vergine. Scusami. Gli altri ragazzi giovanotti, questa cosa vanno con questo, e l'altro vanno con quell'altra, e allora poi avere quelle pretese lì. Prendi quello che passa il convento e vai a scondere. Una suora, tipo. Una suora è sicura, no? Senti, ma questo, non lo so. Guarda con i pantaloncini. Tu dicevi. Ma sai che le figlie di Maria, sai chi sono le figlie di Maria? Chi? Chi sono le figlie di Maria? Sono quelle che vanno in chiesa, sono le figlie di Maria, ma la categoria sono le prime che la danno via. Ma sai chi me l'ha raccontata? L'ho saputo l'anno scorso, una donna di chiesa, lui è sarebbe lo scaccino, il sacrista, quello che aiuta i preti a dire messa, a mettere la porta. Sì. Ecco, il cricchetto. Sì, l'uomo anziano, la donna anche lei è anziana, no? Sono... Ma ha detto la donna, ma voi non lo sapevo, ma questo è il nuovo, e dice, no, per te ma è vecchia qua, le donne Maria sono le più che la danno via, va bene, mi faccio prete allora. Vabbè. La gioventù di oggi, vorresti diventare ancora giovane? No, non è qui il mondo di oggi. Non ti piace oggi? Danno via troppo o cosa? No, non mi piace il mondo come... Fa schifo? Fa schifo. Poi oggi ci vuole paura di almeno mi appena. Qui forse no, a Milano ti metto il coltello da me porta fuori, ti strappo la catenina, ma dicevo. L'ha fatto anche te? No, no, non l'ho fatto. Ma io le sento lì, le donne magari vanno a prendere il mezzo. Passa uno col bisciato motorino, prende la borsa della strappa e via che va. Poi la donna non molla dalla borsa così la fa cascare per terra. Qui non so se, ma non credo che si sia arrivato a quel punto lì, dagli scippi. E penso che ancora sia abbastanza buono come ambiente, però posso anche sbagliarmi. Sì. Beh. Almeno se vengono gli scippi si sente nel paese, nel paesino si sente anche il fatto con la volta, cosa che fa. Si è fatto questo, si è fatto quello. No, perché effettivamente c'è da aver paura. Anche ti rubano in casa, se a dormire ti trovi in casa. Guarda che passano due fighettine. Due fighettine. Vediamo un po'. Boh. Tutte forse di gambe. Lunghe di vita non posso dire. Un voto da 1 a 10? Un 6. Un 6? Sì. Sei scarso? Scarso. Ma...
adesso sono moltissime signorine, non diciamo col buco da signora. Sì. Ormai oggi. Oggi è così, ma non si fa più caso. Ma tu vedi le donne anziane che vanno con giovani che hanno 20 anni meno. Ma sono i giovani che vogliono. Sì, sì, ma anche loro che lo accettano, eh. Perché tu non lo faresti se ti arriva con una fighettina di 20 anni? Ma sì, lo farei, ma sto dicendo. Ma che la donna, come fisico, invecchia prima dell'uomo. Campa più a lungo, ma invecchia prima come fisico. Diventa più brutta prima la donna. Loro sì. Sono brutte già a 50 anni, quindi... Effettivamente la donna, tu parli con le donne e io parlo lì con le donne e lo dico anche loro che come fisico invecchiano prima, però ti portano al cimitero, ecco. Se mi devo far seppellire da una donna, io ho paura. Ma magari se mi brucia. Ma guarda. Mi tiene nel frigo per avere la pensione. Ma quando sei morto, poi se ti brucia, non ti brucia, ti buttano via le cene, ma che te frega, sei morto. Poi non hai più importanza. Che cosa vuoi fare? Cremare? Buonasera. Bella compagnia, sì. Però è meglio c'è una femmina, eh. Sono l'antica io ancora. Vai, ti porterò qualche fighettina domani, se riesco. Ma cominciavo prima, stai dicendo, quando sei morto poi che ti bruciano, ti buttano via le ceci, che frega, sei morto. Tu cosa vuoi fare? Cremare? Vuoi farti cremare? Io ho già per iscritto che voglio essere cremato, le ceneri butti, perché voglio anche la spazzatura. Ci facciamo un bel tè. Sono morto, che te frega. Ma... E tua moglie? Ah, però l'hai seppellita tu, tua moglie? T'è andata bene, Fischia? Eri un po' contento, dai, hai detto Fischia. La amavi tanto? No, ma vedi, quando si arriva a una certa età, non è più il fatto materiale, diciamo. L'amicizia è il conforto, perché se stai male di notte c'è che ti fa la camomilla o la limonata, o non parlo di conforto, è la moglie, non sono i figli, i figli è la loro famiglia, è lo stesso la donna, la stessa cosa. Se quando non sta bene chi è che ti fa la camomilla o la limonata? È il compagno, il marito, fai due parole, che la notte è brutta, essere solo non è durante la giornata. E quando arriva la sera, devi affrontare la notte, che è brutto. Questa è una cosa che viene confermata generalmente da tutti, eh. È brutto la notte quando sei solo. Questo è un fatto indiscutibile. Sono due fighettine. Giusto, sono io. Buonasera, ciao. Buonasera. Voto? Non è che sono stato anche belle, no? Non ti credo. Allora voto? Dai un 6.5. 6.5? Una sembra che è passato San Giuseppe con la piava. Quanto non hanno seno. E noi diciamo è passato San Giuseppe con la piava. No, sono carino, sono simpatico. Sono scopabili? No, non sono scopabili. No. Sono responsabile di una comitiva di 50 persone, per le persone che sono passate adesso. Sono responsabili loro? Loro sono responsabili, sì. Perché? Perché sono loro responsabili dalla comitiva. Ma che sono accompagnatrici? Sono l'accompagnatrice, esatto, ma sono responsabili. E dove cavolo vanno? Eh? E se me le... Eh? Dove cavolo vanno quelle lì? Andano a ballare, sono giovani.
e se le seguo me le rimorchio. Alberto, stai riuscendo a scoparle? Non la danno in una sera. No, no. Me la fai conoscere, come si chiamano? No, non so come si chiamano. Cazzarola, dai, quando le vedi parlali di me, così le vedo lì, ma non c'è, sono troppo lontane, non c'è quella confidenza che ho con le persone anziane, con le donne anziane. Mannaggia. Vabbè, bello, ti saluto. Dove vai? Ti accompagno, dai. Vado dentro lì a vedere quello a giocare a carte. Ti accompagno, mi insegni a giocare a carte? No, non posso insegnare perché non riesco a tenere in mano le carte, le mani che non vado Te le tengo io? No, no. Giochiamo insieme, mi dici tu? No. Ok, dai, allora andiamo. Andiamo, va. Vai, dopo, adesso lo fai, vai a casa.